Ma allora perché la Forge ha deciso di lasciare? È la stessa Shovjirl a spiegarlo in un'intervista rilasciata a TVblog, nella quale racconta i motivi di tale decisione. L.A. Forge ammette di aver valutato bene la decisione ma conferma di volersi trasferire all'estero, per occuparsi di campagne pubblicitarie. In un lungo post su Instagram, la showgirl e conduttrice racconta le sue sensazioni. La scelta di lasciare la splendida piazza dei fatti vostri è personale. Ringrazio di cuore la rete e Michele Guardi che mi hanno dato la possibilità di crescere professionalmente e umanamente. E poi, lavorare al fianco di Giancarlo Magalli è stato stimolante e costruttivo. Lavorerei tutta la vita al fianco di Gianchini. Non lascio comunque la TV italiana, e se arriveranno proposte di impegni più circoscritti sarò felice di valutarle. Sono italiana, amo questo paese e amo lavorare anche qui. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, che mi hanno incoraggiato, insegnato, coccolato e che mi hanno fatto sentire parte di una grande famiglia. Ma soprattutto grazie a tutti voi che mi seguite, e che mi riempite di complimenti. Senza il calore del pubblico questo non sarebbe un mestiere, per cui vale la pena affrontare il duro lavoro che c'è dietro a una trasmissione televisiva. Grazie. Vi abbraccio tutti Laura. Diesis, grazie. Ma chi prenderà il posto di Laura Forge a I Fatti Vostri? Se Bianca Guaccero sostituirà Caterina Balivo ed Elisa Isuardi andrà alla conduzione della Prova del Cuoco, secondo alcuni rumors a prendere il posto della Forge sarà Roberta Morise, ex volto dell'Eredità, e i migliori anni nonché ex compagna di Carlo Conti. Toto Credits Facebook / Instagram.